Claudio Sinigaglia, un commento su queste amministrative che si sono chiuse ieri con i ballottaggi. Beh, sicuramente un risultato che soprattutto nel Veneto non ha premiato il Partito Democratico ai ballottaggi. Mi spiace molto aver perso la battaglia ad Abano Terme e ad Este, fra altre cose due comuni, soprattutto a Este, avevamo governato bene e quindi sono prevalsi aspetti nazionali, secondo me politici, il fatto di avere tre partiti che se la giocano, c'è la sommatoria di volta in volta del Movimento 5 Stelle con il centrodestra contro il candidato del PD, questo è successo a Este. Abano invece è una situazione anomala, purtroppo non siamo riusciti a far capire le nostre ragioni e dopo aver vinto Montegrotta appunto speravamo ci fosse l'uguale risultato anche ad Abano. Però direi che abbiamo costruito in questi due comuni la possibilità di andare oltre il risultato elettorale di adesso e costruire appunto anche il futuro. Che opposizione porterà avanti il Partito Democratico nei comuni appunto in cui non è in amministrazione? Beh, come sempre la nostra è un'opposizione costruttiva, per noi appunto lo sviluppo deve essere sempre coniugato, lo sviluppo sostenibile deve essere coniugato con la giustizia sociale, quindi ecco questo è il nostro modo d'essere e su questo continueremo a caratterizzarsi. Sicuramente nel Veneto molti risultati sono stati condizionati nella campagna elettorale fatta dal centrodestra o dalla Lega sul problema dei profughi, sul problema dei migrati, tacendo tutti gli altri aspetti di sviluppo magari del paese o di progetti per la crescita del paese. Purtroppo ecco, questo ci penalizza molto, soprattutto nel Veneto.